Pronto a sacrificarti, sul serio? Non ho già fatto abbastanza? Ma non sono stato io, ve lo giuro! Non ho niente a che fare con quella storia, non sono un assassino! No. E perché sei scappato quando volevano interrogarti? Ero in libertà condizionata, mi ero dimenticato di firmare. Non volevo tornare in prigione. Ho visto i poliziotti e sono impazzito. Non ragionavo più! Abbiamo verificato. Ha un alibi per almeno 3 omicidi. Merda, era il colpevole perfetto! Cazzo! Che idiota. Ash. Ok. La madre di Sean Mars è qui. Vorrebbe parlare con voi. È stato qualche mese fa, nel cuore della notte. Pioveva a dirotto. Ethan rientrò a casa fradicio, erano circa le 3. Gli chiesi dove era stato. Lui disse qualcosa, affogare, pioggia. Ma non aveva alcun senso. E c'era qualcosa. Qualcosa nei suoi occhi. Come se non fosse davvero. Forse non significa nulla, ma il giorno dopo ci fu quell'annuncio su un'altra vittima dell'assassino dell'Oriano. Trovate mio figlio, vi supplico. Tan tan tan. Sono il tenente Carter Blake e questo è l'agente Norman Jaden dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo e non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. È suo dovere informare la polizia nel caso abbia dei sospetti su un suo paziente, dottore. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. Sì, passiamo alle minacce, che grand'uomo. Dottore, c'è in ballo la vita di un bambino. Forse potrebbe aiutarci a salvarlo. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. A me neanche mi ha cagato. Blake, basta così. Andiamocene. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Volevo calmarlo, non andarmene. Dottore, io. Lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei farà il bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò la pazienza. Ma che cosa fa? Sei impazzito? Non impicciarti tu. Questo tizio sa qualcosa e non me ne andrò finché non avrà parlato. Perché ci sono sempre i coglioni nei giochi? Non ho altre opzioni. Ma sul serio? Avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Sta a lei decidere. Oh, oh. Che ti succede, Norman? Hai paura? Non vuoi sporcarti le mani, vero? Non volevi salvarlo, quel bambino? Voglio salvare Sean Mars tanto quanto te, ma non per questo mi prendo la libertà di fare quello che voglio. Quindi adesso finiscila con queste stronzate! Questa me la paghi, Jaden. E non preoccuparti, perché io non dimentico. Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche.
Il cerchio si sta stringendo davvero molto attorno ad Ethan. Ash, recupera tutte le unità disponibili per trovare Ethan Mars. Voglio un uomo davanti a casa sua giorno e notte. Informa tutte le agenzie per avviare le ricerche. Voglio pattuglie in stazioni, aeroporti e fermate degli autobus. Ogni singolo poliziotto deve stargli addosso. Dobbiamo sempre sapere dov'è. Sì, Ethan Mars è l'assassino dell'origami. Ma io vorrei sapere come può un essere umano del genere entrare in polizia e diventare detective. Vabbè, ovviamente è un videogioco, ma mi spaventa immaginare che ci sono nel mondo reale elementi del genere nelle forze dell'ordine. Pochettino malconcio. Il golf club più esclusivo della zona. Strano posto per un appuntamento. Stavolta non ho detto nulla a Lauren. Passerò a prenderla più tardi. Bene, bene. Un vecchio amico. Ah sì? Ma guarda il corpo. Bel tiro. Grazie. Venga, signor Shelby. Prende un caffè? No, no, grazie. Lei gioca? Ho provato una volta e il proprietario del campo ce l'ha ancora con me. È uno sport interessante. Richiede forza, ma anche sangue freddo e precisione assoluta. Che ne dice di giocare un po' con me? Qui non c'è alcun pericolo di rovinare i green. Ok. Tolga la giacca e prenda una mazza. Chi è questo? Perché ho un appuntamento con costui? No, che? Ah, prende la mazza, che devo stare prendendo la giacca, non capivo. Le palline sono lì. L'importante è impugnare la mazza nel modo giusto. Quando è pronto, tiri. Ok. Beh, è solo la prima pallina. Provi a metterci più forza la prossima volta. Presumo che non mi abbia invitato solo per giocare a golf, vero? Ho sentito che lei è interessato a mio figlio. Esatto. Vorrei capire se Gordy è collegato alla scomparsa di quei bambini. Non devo farmi distrarre dal golf, però. Sono qui per indagare. Mio figlio non ha niente a che fare con quella storia. Allora non ha da preoccuparsi per qualche domanda. Indagare su mio figlio è una perdita di tempo. Gli ho già detto che non c'entra. Con tutto il rispetto, signor Kramer, sono io che decido su chi concentrare le mie indagini. Uomo influente, signor Shelby. Le pago molto bene la fedeltà. Ah, vuole corrompermi, sul serio. Sta cercando di comprarmi? Diciamo solo che sto cercando di sondare i suoi interessi.
Quanto volete lasciare in pace mio figlio? Temo mi abbia frainteso. Non mi piace questo gioco. Stia lontano da mio figlio, signor Shelby. Altrimenti se ne pentirà. Buona giornata, signor Kramer. Questo riaccende di molto i sospetti su quel figlio di papà, ma il mio sospetto è che quello non sia il vero assassino dell'origami, ma solo uno che in quanto figlio di papà riccone ha fatto delle stronzate. Magari con quei bambini possiamo intuire che cosa, il che è fottutamente deplorevole, però non credo sia l'assassino dell'origami. Però se davvero ha fatto qualcosa a quei bambini, sì, dovrebbe essere perseguito. Ragazzi, ho appena notato che la macchina di Ethan è quadratosa. Non so se è proprio una... che caspita era? Chevrolet Malibu del 1983, però è quadratosa. Lucertole di porcellana. Sembrano nuove e fuori luogo rispetto a tutta questa vecchia robaccia. Lucertola è come... è come... che problemi c'ha? Ah, dolori forse. No, non pensarci. Sean, dove sei, Sean? Incendio? Qui c'è stato un incendio, è tutto bruciato. Comunque sì, è un serpente, un geco sembrava. Come del resto era un geco l'origami. 9711 Marble Street, il posto è giusto. Ma cosa dovrei fare in questo immondezzaio? Devo trovarne uno che è dentro a qualcosa, evidentemente. Non credo avrebbero messo fra i primi, perché nei giochi sono sempre stronzi. Ah, oh, cioè, ma che... che sfiga, santo cielo. No, no, non posarlo, riprendilo. Sono stanco, regà. Sono stanco nel corpo e nella mente. No, non pensare al dolore. Di che si tratta di bello stavolta? Posso guardarmi intorno prima di... Posso sedermi un attimo? Quanto pare sì. Falange di una delle tue dita di fronte alla telecamera. Se ci riuscirai,
Avrai la tua ricompensa. Ok, questa è fattibile. Cosa c'è lì? Cos'è? Forbici? No, che cazzata. Che cazzata. Di certo non le forbici. Posa sta cavolata. Impossibile strumento. Devo trovare un oggetto affilato. Qualcosa con cui eseguire un taglionetto. Non voglio strapparmi via la carne. Sembra una mannaia. Questa è la... è abbastanza affilata? Possibile da vedere. Ragazzi, è solo la parte finale del dito. Sì, doloroso, indubbiamente. Suppongo. Ma c'è l'altra roba in giro? Non... ancora 4 minuti. Sì, molto gentile. Non me la fa vedere finché non... cioè, che cazzata. Non posso vedere gli altri oggetti. Se non... no, cos'è sta perdita di tempo? Oh, quanto detesto sto gioco. Cosa c'è qui a terra? Cosa c'è lì? No, la sega. No, non esiste. Devi fare più movimenti, più co... che c'è qui? No, no! No, 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 no. No, 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 no. Voglio restare. Raga, sarà dolorosissimo, ma è la parte finale di un dito. Si può sopravvivere. Non ci sono altri strumenti. Oh, che cacchio. Mi era sembrato di aver visto un'ascia. Questo è il più indicato. Questo è il più indicato. Fai un colpo secco e devi farlo su un dito... del... non della tua mano principale. Però come fai... con la mano secondaria a mettere abbastanza forza per fare un taglionetto. Si può fare, ragazzi. Si può fare. Molto meno folle questo del... ah, ok, a tempo. Prova. Che vuol dire prova? No, non farlo della mano destra. Il mignolo, ok, almeno ha scelto... è la parte finale, ragazzi. Ti restano ancora 3 minuti e 30 secondi. Si può fare. Ah, era... premi più volte. L'ansia mi gioca brutti scherzi. Sì, però la cosa migliore da fare è utilizzare l'arma... cioè il braccio... oh, vado fio mio però. Ho capito che è brutta. Però mi sta facendo sudare pure a me 4 camicie. Netto. È venuto via. A posto. Dolore cane. C'è molta enfasi su questa bombola d'ossigeno, l'ho vista. Ah, ok, ho visto sta bombola d'ossigeno, scusatemi, di gas. Oh mio Dio, sarebbe bastato guardare qua sotto per trovare il coso. Ah no, beh, era abbastanza nascosto. Ok, tutto ciò vi sembrerà un po' strano, quindi lasciate che vi spieghi.
In pratica ho caricato e vi avevo detto che avrei cercato di fare il meno possibile questa cosa, ed è vero. Solo che anche qui non ho caricato per barare, tipo ah è morto quel personaggio, non mi va bene, lo rifaccio. È una situazione simile a quella dei medicinali, più o meno, cioè... Allora innanzitutto ero un po' stanco perché stavo giocando da un po' di ore, quindi... Ero stanco, ero un po' scazzato ancora per il discorso che ho fatto sulle medicine. Perché, vabbè, in un gioco del genere è anche un po' normale che ci siano delle piccole imperfezioni fra le transizioni, le scelte e cose così. Però mi fanno incavolare da morire perché io mi immergo molto. Quindi c'era questo. Poi il discorso delle lucertole qua fuori, che avevo avuto una sfiga tremenda, ragazzi. Ho trovato la chiave... Credo letteralmente nell'ultima lucertola che ho esaminato, perché non pensavo l'avrebbero messa fra le prime, quindi ho fatto la prima, la seconda, la quarta, poi tutte quelle del fondo e poi era la terza, cioè insomma una sfiga colossale. Poi il gioco è molto bravo a mettere ansia, a mettere stress, anche col discorso dei comandi ti fa sentire partecipe della situazione, e questo è un pregio. Però, per quanto assurdo possa sembrare, anche se questo non è un gioco d'azione, non è estremamente interattivo in senso classico, è in realtà fottutamente interattivo ed immersivo. E quindi, dopo queste ore di gioco, che registravo, ero anche molto stanco pure in quel senso. Poi c'era il discorso qui, anche questo faccio un po' la critica, che parte il timer per potersi tagliare il dito, e c'è sta gran cavolata che tu puoi avere un solo oggetto per mano, e a quanto pare poi devi posarlo nel tavolo. Adesso parlo da esperto perché ho caricato prima fuori camera per provare un po' a vedere se poteva andare meglio, e adesso lo sto registrando. Quindi c'era anche sta cosa che non potevo vedere gli altri oggetti finché avevo la mano impegnata. Per questo motivo e tutti gli altri che vi ho elencato ero abbastanza scazzato, abbastanza preso, e in pratica ho fatto le cose molto di fretta, molto più di quanto avrei voluto e di quanto avrei fatto a mente lucida. Quindi ho caricato per questo motivo e non perché ho barato. Ad esempio, anche il discorso della la bombola di gas, avevo avuto una buona intuizione, solo che col cervello ero totalmente fritto, non riuscivo manco a dire bombola di gas, ho detto bombola d'ossigeno. Insomma, sono qui per fare questa cosa nel, credo, miglior modo possibile, a mente più serena. Sicuramente l'accetta è stata la miglior scelta, perché con questo basta un colpo secco, e infatti l'abbiamo visto. Vediamo se vale anche, vedete, vale anche per il mobiletto, Sta cosa la critico un pochettino. Cioè tu devi venire qua, appoggiarlo, poi andare a cercare altra roba. Per forza. Rubinetto chi se ne frega. In realtà potrebbe essere una buona idea forse lavare le mani. Ma in realtà non è necessario perché c'è il disinfettante, grazie al cielo, e quindi possiamo utilizzare quello. Poi cos'è che c'era? Questo credo. Sì. Non so quanto ciò sia utile, ma... Ti restano ancora 4 minuti e 30 secondi. Accetterò ogni aiuto possibile. Questo qui a terra cos'era? Ah, il bastone, esattamente. La barra di ferro. Ve l'avevo detto che ha avuto una buona intuizione. Così possiamo cauterizzare la ferita. Quanto ci mette? Ormai Ethan è anche un po' difficile da controllare quando cammina. Cioè già che i controlli in questo gioco fin dall'inizio erano sempre stati poco amichevoli. Da quando soffre ti restano ancora 4 minuti. È pure peggio.
Ok, possiamo iniziare. Allora, per prima cosa, disinfettante. Beh, sarebbe meglio metterlo anche sull'arma, ma vabbè. Per stare ancora più tranquilli. Poi, bevutina di alcol. Per sentire meno dolore. In realtà l'alcol ci mette un po' a fare effetto, quindi non so quanto questa sia una buona idea. Anzi, probabilmente bere troppo con le pillole che abbiamo preso e che dovremo prendere anche dopo è una brutta idea. Quindi facciamo giusto due sorsi. Sì, dai. Non so se magari due in realtà non bastano. Se il gioco è programmato che ne devi bere 3, 4, 5. Però facciamo così. Cauterizzare lo facciamo dopo, ovviamente. Questo per mordere e sentire meno dolore. Cioè, insomma, avete capito? Non è che si sente meno dolore. Ora cauterizza sto schifo. Beh, abbiamo aggiunto dolore al dolore, ma è molto meglio così da un punto di vista igienico. Sotto la scrivania. Lettere preziosissime. Diciamo che ne è valsa la pena. Affermativo, tenente. Siamo in posizione. Perfetto. Che nessuno si muova fino al mio segnale, chiaro? Appena mette un piede fuori, lo inchiodiamo. Bene, tenente. È una fortuna che abbiano visto l'altro. Ma che fa lì dentro? Illuminami. Sei tu il criminologo, no? Sei tu che dovresti essere dentro alla sua vita. È questo. Quello che so di Ethan Mars non corrisponde al profilo dell'assassino. Io invece so cosa sceglierebbe la giuria tra le tue teorie e delle prove concrete. Non hai prove concrete per ora, pezzo di idiota. Che cazzo ci fa con quella ragazza? Mars e Shaw è nei guai. Che facciamo, tenente? Interveniamo. No, aspettate. La polizia ha circondato l'edificio in cui si trova Ethan. Posso accedere all'appartamento tramite qualche altro posto? Ma poi lei come fa a sapere dove abita Ethan? Si sono incontrati solo al motel. Ah, ma qui è dove lui è andato a fare la terza prova. Come fa a sapere che è qui?
Sta entrando. Forse abita lì. Beh, tanto meglio. Non vogliamo nessuno nei paraggi quando Mars verrà fuori. Ethan, cos'è successo? La polizia è qua fuori. Ma come ha fatto la polizia a trovarlo? Non capisco. Ci serve un'altra via di uscita. Cioè, che culo. Merda. Che cazzo fanno là dentro? Ben. State pronti a intervenire. Salire è inutile. Rimarremo intrappolati sul tetto. È in pessime condizioni. Cos'è successo? Una soluzione. Dai, ci deve essere una soluzione. Meno chiacchiere e più fatti. No, che caspita, quanto detesto sti controlli, raga. Se qualche volta mi muore un personaggio per via dei controlli, lì carico pure, perché non lo accetto. E dai! Cioè, vogliono proprio che picchi contro i mobili questo controller. Sul serio, sono stato qui mezz'ora a perdere tempo. Ok, spostiamo sta schifezza. Pronti al mio via. Tu resta qui, Jaden. Te lo scordi. Io vengo con te. Due uomini alla porta, gli altri in posizione. Via! Coraggio, da questa parte. Siamo sicuri che è una buona idea? Tenente. Un uomo e una donna escono da qui. Una donna? Merda. Deve essere merda, quella di prima. Merda, ci hanno visti. Scendete. Dobbiamo tutti. Darci una sono mossa nel vicolo. Siamo ancora. Seguiteli. La metropolitana. Oddio. È praticamente incosciente. Peso morto. Non riuscirò a trasportarlo per molto. Metropolitana. Cos'è? Ah, oh, che... Non mi dite che ho preso il sentiero sbagliato. No, vabbè. No. Non accetto queste stronzate. Perché ho preso la direzione sbagliata secondo il gioco. Perché c'ha il suo percorso che vuole che tu fai. Quando in realtà, realisticamente parlando, non fa differenza. Ste cose non le accetto, no. No. Magari mi sto incazzando per nulla. Scusatemi. Magari succede per forza che ti arrestano, ok? Non ho modo di saperlo. Ma mi è sembrato molto strano come sono avvenute le cose, quindi... Spero di non avervi rotto troppo le palle con la mia spiegazione del... Perché va bene caricare, perché non va bene caricare. Un uomo e una donna escono dal vicolo. Una donna? Merda, deve essere quella non di posso prima. Arrendermi. Scendete tutti, c'è sono nel vicolo, seguiteli! La metropolitana. Oddio, è praticamente incosciente. Peso morto. Non riuscirò a trasportarlo per molto. Cioè, volevo passare davanti con la macchina, invece il gioco vuole che passi da dietro, cioè... Ma
che sta succedendo a Jaden nel frattempo? Vedo cose strane. Wow, chissà come sarebbe potuto cambiare il gioco completamente. A meno male che ho intuito che il gioco voleva fottermi sostanzialmente. Ethan, Ethan, che ti succede? Non possiamo fermarci. Ethan, stanno arrivando. Andiamo di là. Perché lì c'è, attenzione, pavimento bagnato, finisce e moriamo. Lì a destra c'era la cosa chiusa. La folla. Potremmo confonderci tra la folla. Attenzione! Ehi! Cazzo, ehi! Guarda dove vai, figlio di puttana! Ah! Oh! Attento, amico! Polizia! Fermo, sparo! Sì, spari in mezzo alla folla, ma quanto sei coglione? Hanno già bloccato tutte le uscite. Pensa a qualcosa. Pensa, in fretta. Serve che arriva un treno. Arrivano da tutte le parti. Ancora pochi metri. Presto! Presto! Ida, presto, uccide Sina! Oh mio Dio, che cosa rischiosa. Perché lo sto facendo? Perché? Probabilmente è una pessima idea. Dobbiamo salire su quel treno, Ethan. È l'unica possibilità. Ora appena Ethan non gli racconta nulla mi incazzo da morire. Cioè, questa donna ha deciso di rendersi complice. Meno di un'ora fa la polizia ha reso nota l'identità dell'uomo ritenuto l'assassino dell'origami. Ethan Mars, padre del bambino rapito Sean Mars, è a piede libero e va considerato armato e molto pericoloso. La caccia all'uomo è in corso e le forze dell'ordine sperano di poter presto annunciare la cattura di questo criminale. Ho portato del cibo. Non sapendo i tuoi gusti, ho preso un po' di tutto. Spero che vada bene. Perché mi aiuti, Madison? Non sai niente di me. Potevano ucciderti. Non lo so, ma credo di aver fatto la cosa giusta al momento giusto. Eri nei guai e ti ho aiutato. Parlano di te in tutti i notiziari. Ogni poliziotto del paese ti dà la caccia. Dicono che sei l'assassino dell'origami. Ma è vero? Sei tu l'assassino, Ethan? Vuota il sacco, santo cielo. Io a volte ho questi blackout, momenti in cui non so quello che faccio. Come se fossi un'altra persona. E dopo l'unica cosa che ricordo sono i corpi. I corpi nell'acqua. E tutto questo sangue, Ethan. Perché eri in quell'appartamento? Credo che l'altro me stia mettendo alla prova il mio amore per Sean. Vuole sapere se amo mio figlio abbastanza da salvarlo. Significa che una parte di me sa dove si trova Sean. Ma l'unico modo per trovarlo è superare queste prove. Perché non dici queste cose alla polizia?
E che dovrei dire? Che sono uno schizzato che annega le sue vittime e ha rapito il suo stesso figlio. Mi arresterebbero mentre io devo essere libero per salvare Sean. Non ho scelta. Solo io posso trovarlo. Quando Sean sarà salvo, mi costituirò, ma non prima di allora. Non puoi andare avanti così. Ti stai distruggendo, Ethan. Trovare Sean è l'unica cosa che conta. Deve esserci un altro modo. Tu non capisci. Il tempo sta per scadere. Sean morirà tra poche ore. Io non ho altra scelta! Ti prego, Madison. Vattene. Dimentica quanto è successo. Non c'è più nulla che tu possa fare per me. Se vuoi aiutarmi, vattene. Devo farlo da solo. Beh, un po' coglione Ethan in questo momento. Comunque ha riacquistato piede l'ipotesi della schizofrenia. Devo aprire un altro origami. Non ho molto tempo. Devo trovare mio figlio prima che sia troppo tardi. Ti troverò, Sean. Giuro che ti troverò. Che c'è qui dentro? Vado in bagno, ma sì, dai, credo di meritarmi qualche secondo di pace. Un momento di relax, santo cielo. Ok, 3, 2, 1 si riparte. Vediamo se mi hanno rimesso cose qua dentro. No, peggior hotel di sempre. Mancano solo due prove. Io ne ho fatte due su tre fino ad ora. E ripeto, con tutte quelle lettere, secondo me già si può scoprire con certezza. A uccidere.